Adesso. Ok ragazzuoli, oggi è 2 marzo 2022, siamo a Trevignano, zona Bassano Romano e andiamo a fa', cioè perlomeno proviamo perché qui non ci so, cioè ci stanno i sentieri ma quello che dobbiamo fare noi non ci so assolutamente, sentieri, sentiero 0000, il fosso della Calandrina, mi pare ci dovremmo calare dentro un fosso e cammina dentro sto fosso alto, insomma, quanti pareti alte 6, 7, 10 metri. Solo una cosa, che il fosso della Calandrina l'abbiamo trovato. Molto come devo trovare il modo di scendere dentro, perché la munizione sta qui sul ponticello, ma qui alto 2 metri. Io ho pensato che si poteva entrare e camminare dentro il fosso piano piano, fino a non si cominciavano ad alzare i pareti. Però da vedere, insomma, poi prendiamo anche questa strada qui adesso, vedi? Ha sentito? Questa strada qui che costeggia il fosso e trova quando comincia, se comincia ad alzare. Ma perché? Proviamo. Eh? Non so, aspetta. Ok, ci andiamo più avanti. Alla ricerca del fosso della Calandrina. Mi sa, ok, ragazzuoli. Siamo dentro il fosso della Calandrina. Togito lungo, Siamo passati sotto il ponte qua, oddio, fosso della Calandrina, eccoci, com'è che c'è una ferrovia qua per terra? No, devi tu dubbi le cose. Ecco anche vino, abbiamo il signor Riccardo che ci tiene aperta l'uscita, olè, ed eccoci qua, fosso della Calandrina, vediamo che esce fuori. Ok, ok ragazzi, qui si finisce la prima avventura perché, come vedete, abbiamo dato un salto di una cascata alta, quanto salta? 5-6 metri, con questa conca qui dentro l'acqua sicuramente quando piove tanto qui si fa una cascata con laghetto. Che spettacolo! Un metro e mezzo d'acqua. Sì, che poi sembra che cosa, ma dentro c'è l'acqua ancora, Perfetto, quindi adesso cerchiamo di tornare un pezzetto indietro per aggirare questo fosso. E saliamo qui sopra e cerchiamo di prenderlo un po' più avanti se ci riusciamo, via. Ok, vediamo un attimo. Ed eccoci qua, fosso della Calandrina, qui comincia la nostra passeggiata, Adesso risaleremo tutto il fosso della Calandrina, fino ad arrivare sotto le pareti quelle alte. Naturalmente qui c'è una cascata senza nome. Sì, ma diciamo cascata senza nome, nel senso che cascata, lo dico, è una parola grossa, però c'è un piccolo fiumiciattolo. E serve per, aspettate un attimo, 1, 2, 3, che le rocce sono molto scivolose qua, eccola qua, vedete? Questa è la cascata senza nome. Olè. E qui c'è una corda per risalire sopra. Questa è la cascata, questo è Riccardo, gli altri sono già saliti, stanno sopra, adesso risaliamo anche noi. Sì, fa un campana, vai. Ed ecco la risalita dentro il fosso della Calandrina. Adesso andiamo alla ricerca del ponte romano. Cioè, più che ponte è un acquedotto, è l'acquedotto Traiano. È un ponte e faceva parte dell'acquedotto Traiano. Ok, adesso tocca a me a salire. Ed eccoci qua, sotto l'acquedotto Traiano. Questi sono i resti dell'acquedotto Traiano. Qui c'era un altro, dietro le spalle mie, c'era, vedete? C'era un altro ponte, sempre dell'acquedotto. Quindi eccolo qua. Acquedotto Traiano. Passiamoci sotto. Adesso risaliamo il fosso della Calandrina per nascere a buttare proprio dentro le pareti quelle alte, dentro le forre della Calandrina. Ok. Perfetto, oddio. Ok, eccolo qua, acquedotto Traiano. Sì, guardate che spettacolo. Le pareti si cominciano ad alzare piano piano dentro la Calandrina. Ma che te sei comprato, Ricca? No, è quello oltre a... ma che è il Garmin? Sì. Oltre al Garmin che fa? La videocamera? Questa è videocamera. Della Garmin? Sì. Guardate che spettacolo! La Virb. E da pure. Fa pure le foto. No, il Garmin si fa, prende pure la traccia, no? Non
No, credo che c'è il GPS questo. Senza che roba. Vede prima. Bella. Però è un po' più da ciclista questo. Uh-huh. Avevo tanto. Quello questo è da ciclista, eh. Questo si attacca sul marubo del ciclista. Io ci faccio le cose. Questa è più di questa pesa. Quasi più di 400 grammi. Qua la testa è allora, te fa venire il mar di testa quando la sera. Devi armar di testa. No, è pericoloso, diventa pericoloso. Oh. Aspetta, eccomi, qui c'è una piccola frana. Ma niente di che, aggirabilissima. Guarda che spettacolo qua. Fosso della Calandrina. Ed ecco Stefania che è a cavallo. Mesi bella, cavalla stu cammel. Piccola frana, lungo il percorso. Eccoci qua. Mamma mia, oh. Oh, se sta allargare il fosso e alza, se allarga e si alza. Ecco pure Carla, va. Lì sopra. Vieni, vieni. Guardate che spettacolo qua. C'è questo fosso che so mesi che non vede l'acqua. Questa è pelle di pecora. Sono mesi che vede l'acqua a sto fosso, è completamente asciutto. Guarda i cinghiali che fanno, vengono a scavare a notte qua sotto. Poi ci dovrebbe stare un punto dove si comincia un po' a restringere. Credo che sia là, vedo che si comincia a restringere un pochetto. Ok, qui siamo nella parte che dove si stringe di più, magari a cerchio da butte questo. Oh, buttata la roba da sopra, eh! E c'è gente sotto. Questa è la parte che si restringe del canyon, della forra, come la chiamata ma vuoi fare, è bello qua, oh! Che spettacolo! Guarda che roba! Yeah! Bellissimo! Più avanti ci deve stare una famosa frana che blocca l'ingresso. Il proseguimento del sentiero. Ok, adesso qui guardatevi solo che bello, spettacolare. Ok, questa è la gigantesca frana, anche volendo si può salire qui sopra, guarda, risali sopra, cercare di passare dall'altra parte se volevo andare. Questa è la frana, in pratica sono cascate due pareti laterali, cascati alberi, tutto è venuto giù. Ok. Ma lui l'ha passata questa? No, che ha detto lui? Aspetta, eh. Eccoci qua. Stiamo passando sopra la frana. Metti paura, mette. Guardate qui sopra. E ora eccoli là sotto, là, all'imbocco. All'imbocco del tunnel. Ok. Ed eccoci qua in questo anfiteatro, com'è caduto? Faccio vedere il tuo film. Sì, no, vengo là, mo vengo. Lì sembra che si interrompe, c'è una cascadina con un salto di 2 metri. Come veniamo a vedere. Riecco anche vino. Ma avete visto qui sopra che roba, guardate. Penso che viene pure belle. Belle, oh. Aspetta che vengo lì a vedete. Bene, qua si interrompe la nostra risalita del fosso a sta specie di cascatello della vetrata. Hai già tanto, siamo riusciti a superare la frana. C'è un'altra cascata là dietro. Ho vista però. Sono 5, 6, 7 metri, non lo so. Insieme. D'altezza? Ammazza, non l'ho vista. Fai vedere? La fine la dico io. Ah sì, c'è una cascata, eccola. Sì, dal fine dentro una buca, aspetta, la sto rametto. Ecco, c'è un'altra cascata là dietro. Sì. E c'è pure un laghetto qua sopra. Non strillate qua dentro l'animaccia vostra. Dei vostri usi non si strilla mai.
vibrazioni, qualcosa, che ne sai? Oddio, quanta fanga! Ok, fino là. Ed ecco Riccardo mentre passa la frana. Olè. Non parlo perché sto, attenzione dove ti vieni, sono super impegnato. Ok, dai, che colore questo è? Ed eccoci qua che siamo per uscire dalla fossa, dal fosso di Calandrina. Adesso vi portiamo a vedere il lago di Bracciano, il panorama del lago di Bracciano, sarebbe pure ora. Ci mettiamo nel punto più alto, adesso stanno quei due alberi, ah, ci avete caso? Sì, sulla collina, spettacolare. Quindi, andiamo, va. Ma che sta a fare? Guarda da casa. Sta a lavare i telefoni. Il telefono. Giochi d'acqua, via. Ok, adesso c'è la pausa pranzo con vista sul lago di Bracciano lago di Bracciano Trevignano Anguillara. Però è il lago di Bracciano, vedi? Eccolo qua. Dio, che spettacolo! Si mangia sotto l'ombra di questi due alberetti qua. Yeah. Guarda che roba, va. Oh! Buon pranzo, eh! Mangiate qua! Date che roba! Ristorante con vista lago! Spettacolo! Famo se sti panini, va! Ok! Ok! Ormai siamo sulla strada di ritorno, guardate che cappello che si è messo! Cioè, non te si può guardare! Oh, non te si può guardare! Mi sembri Capitan Spaventa. Oh, levatevi quel cappello, bruciatelo, perché se no. E ce n'è pure sei, mica uno. La cosa brutta è che non c'ha solo quello, c'ha la collezione di Decathlon. Più quello da pioggia, sette. Porca miseria. Tutti differenti, Vabbè, e ormai ci stiamo avvicinando verso la macchina. È fatto il fosso della Calandrina. Le donne sono rimaste dietro, è quella. Eccoci qua con l'escursione di 13 km 5 ore e 10 minuti. Fosso della Calandrina finito. Quindi l'escursione finisce qua, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, bassa Lazio. Ma siamo messi Stefania, non è nata. Forza Roma, bassa. Oh, comincia a accusare la salita, Bene, ci vediamo alla prossima allora. Se vediamo sabato da qualche altra parte, che ne sai dove? A sabato.